Rieccoci finalmente, quest'oggi è una bellissima giornata di giugno, c'è il sole, finalmente tra un po' andremo al mare. E io ho deciso di fare questo video, è un video dedicato a un'azienda che io ho conosciuto, ho incontrato da pochissimi mesi, che mi hanno appunto presentato e io ho deciso di lavorare appunto anche per loro. Ho lavorato per 2 volte con questi prodotti che io vi mostrerò in questo video. L'azienda si chiama LR, è un'azienda tedesca, quindi molto molto precisa nei suoi prodotti, in quello che fa, insomma nella sua politica. E allora, io diciamo che le persone che mi conoscono sanno benissimo come la penso io in fatto di cosmetici non pubblicizzati, non di marca, non d'élite, non costosi, eccetera, eccetera. Diciamo che mi sono dovuta ricredere perché le cose fino a che non le provi e fino a che non le tocchi con mano, magari ti fai dei pregiudizi sbagliati e difatti a me è successo. Credo che comunque nella vita si cambi idea, è giusto cambiare idea ed è da stupidi non farlo. Quindi io mi sono appunto appassionata a questa azienda. E io vi mostrerò appunto il valigione, il mitico valigione di cui vi parlo sempre. È un trolley gigantesco con 8 cassetti quadrato con le ruote e la maniglia. Ho messo anche delle foto all'inizio del video così lo vedete meglio. E questo è appunto una valigia che è in dotazione alle persone che decidono di fare i rappresentanti di questa azienda, di questi prodotti. Appunto ci sono tutti i cosmetici. Io a parole non è facile spiegare e quindi io passerei subito a mostrarvi i cassetti. Io appunto ho lavorato con queste cose, con questi prodotti. Ho addosso uno smokey eyes fatto con una palette che vi mostrerò. Adesso vi faccio vedere meglio. Questo smokey eyes qui io l'ho fatto con una palette LR e poi ho aggiunto un ombretto viola. Eccolo qua. Allora, comincio subito. Dunque, nella valigia ci sono 8 cassetti. Io ve ne mostrerò 7 perché nell'ultimo cassetto c'è il cotone, ci sono le mantelline, gli specchi, la crema, eccetera. Quindi tralascio. Vi mostro le cose più importanti e le cose più belle. Con cui io ho lavorato personalmente, non ho potuto usare tutto perché in due sedute di trucco non ce l'ho fatta, pur avendo truccato parecchie persone, pur avendo usato addosso a me i prodotti, però sono talmente tanti che non. Poi molti colori non sono adatti alla mia pelle, quindi non li ho utilizzati. Allora, le prime 2 cose che vado a mostrarvi sono la crema idratante che va usata prima del maquillage, diciamo, è questa qui, Soft Skin Cream all'aloe. Loro lavorano prevalentemente con l'aloe vera, questa qui. Va bene per tutte le pelli, per il viso, per il corpo, non è grassa assolutamente. Io avendo la pelle mista l'ho provata e quindi ve lo posso assicurare. Non sono qui a raccontare fandonie, non ci guadagno nulla. Le cose che penso veramente le dico, altrimenti avrei fatto uno dei miei video soliti e avrei lasciato stare. Veramente, sapete, chi mi conosce sa che io non sono una venduta, non mi vendo. Se una cosa non mi piace può costare anche 10.000 euro, io non farò mai un video su una cosa che non mi piace se non per ridere e deridere, come il fondotinta lanciato l'ultimo video che avete visto. Proprio non è da me, io non sono così, non, per carattere non ce la potrei fare, quindi veramente credetemi. Allora, questa è la crema, si presenta così con una cartina stagnola, eccola qua. È veramente molto, molto morbida, molto profumata delicatamente, non unge, è un prodotto che a me piace tantissimo, infatti l'ho usata, ce l'ho. E anche questa comunque è economica, io non ho il catalogo prezzi sotto mano, però comunque sia sul sito LR voi trovate tutto, ci sono i numeri di telefono, potete comunque contattarmi poi su Facebook, io vi darò tutte le indicazioni necessarie, le domande che avete da pormi, insomma io ci sono sempre per voi. Andate sulla pagina Ready Festivi fanpage di Facebook, io ci sono, rispondo a tutti e quindi insomma andate sul sicuro. Se avete delle domande, se siete interessati comunque anche a
ad avere i cataloghi, a voler vendere questi prodotti o a volerli acquistare, diciamo, mi contattate e io sono lì apposta per voi. Allora, questa è la, diciamo, la prima cosa che viene usata per il make-up. Dopodiché vi mostro la cosa che viene usata alla fine, che è il bifasico. Allora, questo bifasico è bellissimo perché è viola. È viola e si chiama Deluxe. È molto 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 bello. A me piace tanto e poi, a parte diciamo l'estetica di questo prodotto, è validissimo. Cioè, scuotendolo il bifasico agisce, si mescola. Eleva veramente i miei smoky, che sono veramente pestiferi. I miei trucchi li conoscete, non è semplice comunque da togliere, e questo prodotto qui è riuscito perfettamente nel suo intento. Quindi ecco, all'inizio, ecco qua mi casca tutto, all'inizio appunto la crema e alla fine il bifasico. Allora, comincio con la valigia. Dunque, dicevo, i cassetti sono 8. Io ho sistemato i cassetti qui vicino a me su una sedia. Parto dall'ultimo cassetto, quindi dal settimo, perché l'ottavo appunto contiene i materiali, i pennelli e altre cose. I pennelli poi ve li mostrerò, dovrebbero essere qui, provo a prenderli un attimo, scusatemi. Eccoli qua, ve li faccio vedere subito così li metto poi via. Allora, la trousse di pennelli è questa, molto grande. Purtroppo nell'ultima sessione di trucco che io ho avuto, qualcuno ha avuto la brillante idea di rubarmi un pennello. Io ringrazio sentitamente, e manca appunto un pennello nello spazio. E adesso vi mostro, praticamente manca il pennello per il fondotinta. Vi mostro i pennelli, eccoli qua. Questa è la trousse di pennelli. Io spero voi possiate vedere perché io in questo momento non riesco a vedere la telecamera. Comunque, insomma, sono questi qui. Ci sono appunto per l'ombretto, ci sono per il mascara, per le sopracciglia, ci sono i vari sfumini, per il fard, eccetera, eccetera. Insomma, non manca nulla veramente. È molto bella, è grande, comunque sia una persona che ha questo mestiere, fanno molto gola, sono molto belli, anche così da guardare, da avere, sono tutti di martora e secondo me, insomma, un pensierino a chi fa uso di make-up dovrebbe venire. Allora, il settimo cassetto. Partiamo da questo qui. Allora, io adesso lo apro un attimo perché ci sono talmente tante cose che non. Allora, queste sono le terre. Terre e correttori in polvere. Dunque, per couperose, per varie pigmentazioni della pelle, per macchie, per confondere, diciamo, i difetti. Allora, io qui ho tantissime cose veramente e non so cosa mostrarvi perché mi hanno anche scambiato i fard, eccetera. Allora, a posto. Questi sono i tre fard, ve li faccio vedere subito, e i tre correttori in polvere. Appunto per mascherare le imperfezioni del colorito e per uniformare il colorito. Eccole qua. Poi c'è un mascara bianco che praticamente è un rinforzante per le ciglia e ci sono due illuminanti e due pettinini per le sopracciglia, un color talpa, diciamo, e un color bronzo molto scuro. E poi c'è un illuminante, sempre anche questo per gli occhi. Una specie di primer. Io vi alzo questo cassetto e vi mostro la prima, diciamo, la prima manche. Eccolo qua. Questo è il primo cassetto. Spero che non mi caschi nulla, io me lo auguro. Allora, questi qui sono i primi tre correttori in polvere. Vanno messi prima del fondotinta. Eccoli qua, questi tre. Poi qui vi dicevo, appunto, ci sono i due pettinini con i due colori marroni per pettinare le sopracciglia, e qui ci sono gli illuminanti, ci sono i primer, eccoli qua, e poi per seconda cosa ci sono i blush. Allora, io chiudo questi e vi mostro i tre blush, sono bellissimi veramente. Quello che ho addosso io è il rosa, chiaramente. Allora, questi due sono, uno è color terracotta chiaro con dentro l'oro, un altro è a tre colori uguale a quello rosa, però è terracotta, è un bronzo, diciamo per le more, per le castane, eccoli qua. Allora, questo appunto è un
C'è scritto Always Summer Bronze, è molto bello perché comunque sì, anche per queste stagioni, giugno, settembre, così quando il sole ancora non ha tanta voglia di farsi vedere, questo qui illumina molto perché ha dentro l'oro. E il numero è, vediamo se lo riesco a trovare, no perché ci sono numeri lunghissimi. Questo non lo riesco a trovare, di questo invece sì, questo è il numero 2, è un blush appunto in tre colori, mentre questo è un colore solo con l'oro. Io spero che voi possiate vedere la differenza. Allora, questo è omogeneo, mentre questo è fatto in tre, praticamente diviso in tre parti, e questa parte qui è perlata, quindi illumina, questa parte qui è opaca. Quindi dipende poi comunque dalla stesura, dal pennello come sfuma e cambia colore a seconda della stesura nostra e della nostra pelle. E poi c'è questo qui che io ho usato su di me, rosa, anche questo appunto in tre parti, perlato, opaco, è bellissimo questo, veramente. Cioè io, vi ripeto, sono come posso dire, un amante sfegatato di Dior, di Chanel, di Lancôme, di Saint Laurent. Veramente, io, avendo questi prodotti sotto mano tutti i giorni, usandoli su di me, usandoli sugli altri, vi assicuro che questo fard non ha nulla a che vedere, cioè, col provare invidia per un cosmetico Chanel. Veramente, sono uguali. Io sono una fan sfegatata di Horizon, di Chanel. Questo qui è veramente praticamente identico, diciamocelo. A parte il prezzo che costa la metà e il doppio di prodotto. Eccolo qui. Con lo specchio, comunque sia, le confezioni sono molto belle. Sono bombate, così lucide. È appunto la linea dell'Axe, è la linea un pochettino superiore rispetto a dei cosmetici che vi mostrerò alla fine del video. Allora, questi appunto sono tre, vi voglio soltanto mostrare un attimino il pennellino delle sopracciglia, questo qui è un bronzo scuro, allora è fatto in questo modo e poi girandolo è lungo, cioè è più, così forse lo vedete meglio, ha proprio fatto a pettine, quindi volendo si può usare anche come mascara, anche se il colore è un po' chiaro, e poi vanno pettinate le sopracciglia per chi ce l'ha ovviamente, dà un tocco di colore ma veramente impercettibile, molto molto carino. Allora, questo è il primo cassetto, poi ci sono gli illuminanti appunto e poi c'è un mascara per infoltire le ciglia bianco così che va messo prima diciamo un curativo, prima del mascara abituale. Allora, questo è il primo cassetto. È un po' lungo questo video perché comunque il valigione è gigantesco e quindi va mostrato per quello che è realmente e va mostrato per bene. Allora, il secondo cassetto, dunque, si tratta di palette occhi, sono quattro palette diverse, matite occhi, ci sono poi i gloss con le relative matite e i rossetti, e poi c'è il mascara che è fantastico, è il mascara che io ho addosso, è appunto anche questo Deluxe Mascara Fantastic si chiama, appunto perché è molto, infoltisce tantissimo, separa, è di ultima generazione chiaramente. E questo appunto non ha nulla di invidiare a queste grandi marche che ci sono nelle profumerie, assolutamente. Il fatto che loro non facciano pubblicità non significa nulla. Anche Chanel non fa pubblicità del trucco, anche la MAC non fa pubblicità del trucco, eppure sono cosmetici che io amo infinitamente. E questi anche, veramente, lo dico sinceramente. Allora, questo è il mascara, ve lo mostro subito, così poi vi faccio vedere il resto del cassetto. Fatto così a 8, è sempre argentato. Qui c'è appunto scritto LR, io vorrei farvi vedere lo stemmino, non so se poi qui sul lucido chiaramente non si vedrà mai, comunque poi ve lo mostro meglio. Il pettinino è fatto anche esso a 8. Eccolo qua. E ha appunto questo scovolino molto, come posso dire, con tantissime setole, ecco, non mi veniva la parola, e quindi infoltisce tantissimo. Più setole ci sono, più prodotto va sul mascara, sul pennellino, e più va sulle ciglia, e quindi infoltisce tantissimo. I mascara con diciamo, lo scovolino in silicone, chiaramente infoltisce molto meno. Questo qui è fatto proprio apposta, c'è anche scritto, quindi se abbiamo le ciglia fragili, bionde, poche, corte e non tanto arcuate, questo è un prodotto veramente adatto per questo problema. Poi
Io sono sempre a favore chiaramente della bellezza, sono sempre a favore della cura personale, però mai strafare, ecco. Tutto quello che riguarda i cosmetici io promuovo, quello che va al di là non mi piace. E quindi insomma qui si spazia veramente tantissimo, ci si può sbizzarrire, ci si può migliorare, ci si può piacere di più e quindi aumentare anche la propria autostima e il rapporto con le altre persone. E magari una palettina così, una cosina da 20 euro, una stupidaggine ci fa contente e ci fa stare anche meglio con gli altri perché comunque sia un bel trucco, è sempre piacevole da portare e da vedere. Allora, ci sono queste quattro palette, io ve le mostro velocissimamente, poi se volete delle informazioni mi scrivete, ma voglio farvi vedere i colori perché sono veramente molto belle. Allora, le prime due sono queste, eccole qua, c'è sempre l'illuminante da mettere all'interno dell'occhio, come ho fatto io, così. Questa è un po' più carioca, un po' più drag queen, questa qui sì anche, però è più portabile, diciamo. Queste sono le prime due. Poi vi mostro le altre, ci dovrebbe essere anche la mia, ecco questa è la mia, questa è la palette che ho usato io. Si vede anche bene il nero glitterato, il bianco che ho usato per fare i punti luce. Questo qui l'ho messo come primer, diciamo, all'inizio del trucco e questo qui l'ho messo subito dopo, prima di mettere il nero brillantinato. Eccolo qua, anche questo specchietto, pennellino, eccetera, eccetera. E poi l'altro, che è questo qua, che è sul terra. Ecco, questa è una palette che è molto venduta perché sono colori veramente molto, molto belli, portabili, sia per le bionde che per le brune, anche per le rosse. È molto bella come palette. Sono tutti ombretti a effetto shimmer, quindi sono tutti ombretti perlati. Sono molto, molto belli, molto scriventi. Magari vi faccio vedere, ecco, giusto per mostrarvi il nero, per esempio, se lo trovo, la scrivenza del nero con i glitter. Allora, io ve lo mostro. Eccolo qua. Anche questo che è più chiaro, vi mostro che comunque ha una scrivenza veramente molto molto potente, il bianco. E poi manca, il grigio antracite, eccoli qua. Quindi sono veramente, a livelli alti, a livelli alti. Ora io mi dovrei pulire, però vabbè, facciamo così, non verrà mai via. Infatti, sto cercando di pulire, ma è sempre tutto qui. E ci vuole il bifasico. Insomma, sono degli ombretti veramente validi. Poi ci sono i quattro gloss. Allora, c'è il gloss color crema, che è il mio preferito, questo qui. Poi c'è il gloss trasparente con i glitter, un pochettino più, diciamo, fotonico, un pochettino più flash. E poi ci sono i due, rosso bordeaux, che è molto molto bello invernale, e poi il fucsia, che poi sul rossetto rosso comunque illumina e non cambia il colore del rossetto. Eccoli qua. Questi sono i miei lucidi labbra. Poi ci sono le matite, io ve le alzo così le vedete, quattro matite. Vediamo un po' l'eyeliner, questo qui, con il pennellino rigido. Poi ci sono quattro matite per le labbra, ve le mostro. Eccole qui, questi sono colori nude abbastanza neutri, eccole, appunto poi da diciamo abbinare ai rossetti. I rossetti sono quattro in questo caso, in questo cassetto, e ve li faccio vedere due a due. Anche questi sono molto, colori molto naturali, questi qui, sempre color pelle, color crema. Oltretutto sono anche nuovi perché io quando ho truccato le ragazze ho usato i gloss. E poi ci sono questi altri due, questo è proprio un pelle e questo qui è, diciamo, sì, un color crema un pochettino più scuro, eccoli qua. Io non so se voi dal video riuscite a vedere, comunque sono colori chiari, sono colori adattabili un po' a tutti, sono colori chiari, non sono cose sparate, sono molto classici loro, ecco, questo lo devo dire, un po' lo stile Chanel, diciamo, sì, ho notato questa cosa più che MAC o Dior. Che sono un pochettino più squillanti, loro sono molto classici, quindi sono prodotti che fra 10 anni di sicuro faranno ancora, perché sono cose che usiamo un pochettino tutti, diciamo. Ho trovato anche cose per me, il che è tutto dire perché è molto difficile, sono molto molto esigente. Allora, qui c'è una matita occhi argento, verde, e questo marrone scuro, un pochettino mischiato al bordeaux. Queste sono matite occhi. L'argentata è bellissima, io non so se mi piacerebbe farvela vedere sulla mano. Vediamo se riesco a mostrarvela.
Non lo so perché qua, boh. Ecco, insomma, comunque lo potete vedere. È molto molto cangiante. Sembra bianca addirittura da come brilla, è bellissima. Ecco, io vi ho mostrato appunto questo secondo cassetto. Adesso provo ad alzarlo e vi mostro l'effetto che fa chiuso, cioè l'effetto che fa con i cosmetici chiusi, perché quando io l'ho visto mi è presa sì, un moto di felicità che voi non potete capire. Eccolo qua, questo è il secondo cassetto. Cioè, comunque sia vedere dei cassetti così pieni di cosmetici nuovi per una persona che ama questo lavoro è un'emozione, veramente. È stato veramente molto bello. Allora, passo ai fondotinta. Dunque, questi fondotinta qui sono molto particolari. Io l'ho usato su una persona sola. Sono fondotinta che coprono qualsiasi cosa. Io vi mostrerò. Vi farò vedere il tatuaggio mio e vi farò vedere come riesco a toglierlo con questo prodotto. Dunque, si tratta di 6 fondotinta liquidi, però molto coprenti e molto, come posso dire, sì, coprenti, molto fluidi. Sono liquidi, però hanno una coprenza di un fondotinta in crema, molto cremosi, molto corposi, ecco, la parola giusta è questa. Poi c'è un riempitivo per le rughe, questo qui è un po', fa parte dei prodotti, diciamo, per il non arrendersi, però insomma via, si può usare, comunque sia non è chirurgia, non sono aghi, quindi ben vengano. Questo qui appunto lo si dà prima di stendere il fondotinta, dopo la crema, nelle pieghe della pelle dove noi vogliamo un pochettino camuffare i segni d'espressione. Poi c'è il primer, il famoso primer che io non uso mai, però mi rendo conto che è veramente molto utile. Questo è un 30 ml, forse qui il nome LR riuscite a vederlo. Sì, si vede. Ecco, questo è un primer appunto leggerissimo, va steso prima della nostra base, così, e poi si sente già praticamente, è una specie di vellutante. E in questo modo cattura anche un buon odore, oltretutto cattura la coprenza del fondotinta e lo fa durare un pochettino di più. Allora, questi sono i fondotinta che io ho usato. Ho coperto la cuperosa di una signora veramente molto pronunciata. E oltre ad avere la cuperosa, aveva anche le lentiggini, quindi ce l'aveva tutte. Aveva proprio la pigmentazione delle gote qui, dello zigomo, completamente diversa dal resto della faccia. E è stata un'impresa perché pennellino, ho dovuto cambiare due colori, poi insomma primer eccetera, però ci sono riuscita. Lei è stata contentissima e quindi io vi mostro, prima vi mostro il cassetto e poi vi mostro, sperando che non mi caschi nulla perché qui sono veramente preziosissimi. Questa è la linea Deluxe, sono i fondotinta, diciamo, d'élite di questa azienda. Eccoli qua. Allora, compatti, primer, riempitivo e fondotinta fluido. Allora, io vi mostro, ve ne mostro uno chiaramente. Ci sono per 6 colori di pelle, eccolo qua. Questo è sempre un 30 ml, ha il suo dosatore, una dose basta per il viso, con il pennello va steso. E ci sono 6 colori. E poi ci sono le stesse tonalità, però in fondotinta compatto. Quindi, confezione stupenda, molto elegante, molto piatta, insomma molto bella, sotto è aerata, come si dice, o areata, non lo so, comunque avete capito, e c'è buchini per far respirare la spugnetta in sostanza. Ed eccolo qua, questo è un colore scurissimo chiaramente, non sono tutti pallidi come me, e questo qui è nuovissimo, mai usato ovviamente, e si presenta in questo modo, il prodotto ce n'è molto. Non è, non so, sono 9 grammi, solitamente è anche meno quando si comprano i fondotinta di altre marche. Adesso io vado a cercare un colore che si possa adattare con la mia pelle e io vi mostro che toglie, praticamente vi camuffo il mio tatuaggio, vi faccio vedere come fare, come ho fatto, diciamo, con questa signora. Allora, vediamo un po' se riesco a trovare un colore che possa andare bene. Eccolo qua. Allora, questo qui, che va bene per la mia pelle, diciamo.
Anche questo nuovissimo perché io per lei ho usato i fondotinta fluidi, due di due tipi oltretutto. Mi sono veramente sbizzarrita quel giorno. Allora io vi mostro con il dito. Così qua c'è il mio tatuaggio. Vi faccio vedere la copertura di questo prodotto perché veramente merita un occhio di riguardo, diciamo. Chiaramente in faccia voi non ne metterete così tanto, però è giusto insomma che possiate capire i livelli di coprenza di questi prodotti. Perché molto spesso non si così dal barattolino non si vede, ecco. Ecco fatto. Allora io il tatuaggio è qui sotto. Si vede praticamente nulla. Il tatuaggio è qui, sotto, era qui sotto. Quindi insomma ecco, io l'ho coperto, l'ho camuffato e potete vedere voi stessi che insomma non c'è più. Adesso con una rondellina di cotone vado a toglierlo e così potete vedere quanto ha coperto questo prodotto. Allora prendo il bifasico e vi mostro, già che ci siamo, come agisce questo prodotto. L'ho preso, gli ho dato un po' di scosse. Una minima parte di prodotto, così. E vi faccio vedere così, qui non si vede più e poi vi mostro con una passata ritorna. Eccolo qua. Quindi insomma, mi capirete quando mi entusiasmo per questi prodotti, perché veramente non serve strofinare, non serve, eccolo qua. Non serve diventare pazzi, non serve massacrarsi gli occhi, perdere le ciglia e tante altre cose che magari un cosmetico mediocre purtroppo ci obbliga a fare così e comunque sia il trucco non viene via. Allora, vi ho mostrato questa terza parte, il terzo cassetto. Adesso la stessa diciamo linea, sì, la stessa linea, no, ho sbagliato. Perché dal terzo cassetto in poi la linea Deluxe finisce e comincia la linea economica, quella che magari interessa di più a noi. E, chiaramente io se dovessi consigliare, vi consiglierei la Deluxe, però le tasche sono diverse e ognuno sa quello che può comprare. Comunque sia, sapete come la penso. Allora, questo è il cassetto dei fondotinta non oil, sono fondotinta non grassi. Diciamo che si avvicinano molto alla texture della BB cream, molto molto. Io ci ho fatto caso, ho provato una BB cream delle mie e ci assomiglia molto, però devo dire che c'è come sensazione sulla pelle, però poi la coprenza è diciamo triplicata. Allora, questo è il cassetto, eccolo qua. Questi sono i fondotinta che sono 12. Quindi ce n'è veramente per tutti i tipi di pelle, dalla pelle albina alla ragazza di colore, diciamo, eccoli qua. Poi accanto, io non mi ricordo nemmeno che cosa c'è, sinceramente, devo guardare perché ci sono tantissime cose, ci sono le perle. Io quando le ho viste, allora c'è la cipria in polvere, quella diciamo libera, la polvere di riso, ecco, eccola qua, sempre appunto con il suo. La sua spugnetta, poi si apre. Qui è un po' perché è tutto super nuovo, iper nuovo. Qui c'è una specie di cartina dentro e ci sono i quadrettini dove noi poi andremo a prendere il prodotto. Mi dispiace anche aprirla, la voglio lasciare così chiusa. Comunque è un colore bellissimo e serve appunto come finish per questi fondotinta molto leggeri. Poi qui ci sono tre scatoline, io non ricordo assolutamente. Ah sì, ci sono le cipria compatte, eccole qua. Allora, sono tre cipie compatte, appunto Colors, sì, polvere pressata c'è scritto qua. Allora, le spugnette sono queste che si trovano dietro ogni confezione. E adesso vi mostro le tre cipie. Praticamente si presenta in questo modo, si chiude così, molto piatta, nera, molto classica, bella, elegante. E poi ha la sua spugnetta e la cartina appunto di protezione perché sono veramente è tutto nuovo qui. E questi sono i tre colori, dal medio allo scuro e al più scuro. Eccoli qua. Sì.
Spero che riusciate qua a vedere il tutto. Questa sarebbe per la mia pelle, questa per una pelle media, questa per una pelle scura. Eccoli qua. Anche questi, adesso io vi mostro, ve ne mostro uno con la mano, vi faccio vedere che comunque sia, sono veramente molto scriventi. Io ci vado così con le dita e vi mostro questa cipria, sì, questa cipria, eccola qua. Cioè non ci sto andando veramente pesante, cioè soltanto un leggero tocco e questo prodotto comunque sia dà subito i suoi risultati. È bella, veramente, è molto, molto setosa, mi piace tanto. Io solitamente non le uso, però vedendo queste cose qui ti fa veramente tantissima voglia. Allora, questi sono appunto i 12 fondotinta, questo qui è quello che io uso per me, che è il numero 7. E vi faccio vedere un pochettino la consistenza, sperando che vengano fuori. Questo qui è nuovo, oltretutto, eccolo qua. È molto, molto morbido. Io non sono a favore della telecamera, assolutamente. E quindi non riesco a. Cioè, questa qui è la coprenza di questo prodotto. Sono veramente incredibili. Non ci sono veramente tante parole. Sono veramente incredibili. Anche questo chiaramente copre il tatuaggio alla grande. Ora vi mostro anche questo. Questo qui è più leggero, è un non oil. Però non cambia molto, diciamo. Ecco, io vi faccio vedere. Ecco qua. Coperto anche questo, quindi, cioè, questo per farvi vedere il risultato, non perché voi dobbiate coprire i vostri tatuaggi, però se avete delle voglie, delle discromie, se avete, non lo so, delle cicatrici, dei segni, sì, voglie l'ho già detto, coupe rose, comunque sia, colore della pelle non uniforme, questo prodotto, vi aiuta molto. Lentiggini, se non vi piacciono, a me piacciono molto, io le lascerei. Allora, ecco, questa è la coprenza del fondotinta. Chiaramente adesso è ancora umido, va asciugato. E questo è sempre il bifasico che lo toglie con una sola passata. Tolto. Allora, io dico sempre che un buon cosmetico si deve stendere molto bene e si deve togliere molto bene. Se il vostro cosmetico passa questa prova, è un cosmetico ottimo. Si deve stendere con facilità, deve essere omogeneo e si deve levare con una passata di bifasico. Chiaramente un bifasico di un certo livello, non il bifasico della Essence, per capirsi. Allora, questa è è il quarto cassetto. Prendiamo il quinto cassetto. Eccolo qua. Allora, il quinto cassetto trattasi di gloss, matite per labbra e rossetti, tutti quanti coordinati. In più ci sono le perle che io adoro, la terra, diciamo la terra per il viso fatta in perle. Ci sono quattro correttori, tra cui il verde che non si trova praticamente mai. E poi ci sono quattro blush, tra cui uno che io uso sempre, che ho nella mia palette, cioè nella mia palette, nella mia trousse. Che è questo qui, il numero 2, potete vedere il colore, insomma, è dei miei. Eccolo qua. Questi sono nuovissimi, mai usati, perché ho usato i blush, quelli bombati, rotondi, e questi qui li ho tralasciati. Allora, vi faccio vedere il cassetto. Eccolo qui. Proprio un paese delle meraviglie, questo valigione è da dormirci vicini. Eccolo. Lavorare così, con queste cose, è veramente molto appagante, veramente, lo devo dire. Non mi era mai capitato e è proprio un altro mondo, davvero. Perché hai veramente tutti i colori a disposizione, la scelta per ogni tipo di pelle, di capelli, di viso, di colore. Te dici, mi serve questo, guardi e lo trovi. Dici, però mi servirebbe un altro tipo, guardi e c'è. E quindi, cioè, solo di color pelle ci sono tre sfumature. Cioè, il rosso è bellissimo, veramente. C'è la matita, questa qua. Anche questa vi faccio vedere la scrivenza. Io spero che voi possiate vedere. Cioè, proprio si adattano perfettamente ai bisogni che una persona che si trucca e che trucca ha. Cioè, scrive tantissimo. Cioè, il rossetto rosso vi mostro chiaramente, è il mio. Eccoli qua. Comunque sia, il rossetto si presenta così, Colors. Vediamo se lo potete vedere.
E questa è la scrivenza del rossetto, sperando che riusciate a vedere. Eccolo qua. Quindi sono veramente molto, come posso dire, molto cremosi, molto morbidi, belli, belli, la stesura è perfetta. E comunque sì, anche questi con un bifasico vengono via subito. Siamo sempre lì, la qualità delle cose poi comunque dà i suoi segni, diciamo. Allora, io vi ho mostrato, vi mostro un correttore tanto per farvi vedere, sono quattro. Vi mostro quello verde che è nuovissimo, non l'ho mai usato. Questo è per le macchie, per le occhiaie, sappiamo tutti il correttore verde. Poi ce n'è uno molto chiaro sul giallo, giallino. E poi ci sono due correttori classici che non possono appunto mancare. La scrivenza di questi, anche qui ci siamo proprio a livelli non plus ultra, scrivono proprio tantissimo. Anche questi per coprire i tatuaggi sono fantastici. Vi faccio vedere, chiaramente essendo un correttore ha più scrivenza rispetto a un fondotinta. E quindi se avete delle macchie persistenti, dei nei, delle voglie, degli angiomi che vi danno comunque fastidio. Allora vi faccio vedere. Questi sono prodotti veramente eccezionali. Non so se potete vedere, eccolo qua. Coperto. Quindi con un correttore così e un fondotinta di quelli molto cremosi e molto corposi, voi siete a posto, vi siete tirati un po' su di morale e avete un po' più di autostima. Allora, anche questo con il bifasico che io ho usato una volta sola e ho struccato tutti i prodotti che avete visto, vado a tirarlo via un'altra volta in questo modo. E il tatuaggio ci ria di nuovo. Il bifasico è questo qua. Ricordiamocelo perché è fantastico. E sì, appunto c'è scritto Deluxe, quindi è viola, si vede. Ecco fatto, tolto. Allora, il cassetto è questo, le perle. Le perle sono bellissime e poi ci sono i gloss. Allora vi faccio vedere le perle prima di tutto. Hanno una cartina protettiva e poi le perle sono qui. Eccole qua. Bellissime. Sono veramente molto, molto setose, molto, molto scriventi. Danno un bel effetto naturale di abbronzatura al trucco comunque finale, se vi piace più un effetto piuttosto che bambola con gli zigomi rosa, se vi piace un effetto più estivo, ecco, queste sono proprio adatte. Poi ci sono 6 gloss, allora di 6 colori diversi. Vi mostro uno, uno che mi piace molto, che è questo qui, è un corallo molto bello. Anche questo come scrivenza, essendo luce da labbra, chiaramente non possiamo aspettarci rossetti indelebili, però comunque sia si vede. È un lucido questo qui. Non so se riuscite a vedere, comunque ci provo, ma sono completamente girata e la telecamera, se no, non riesce a riprendermi, è tutto buio, mi devo per forza mettere in questo modo qui. Comunque, insomma, penso che abbiate visto, diciamo, la cosa più interessante. Ecco, io ve l'ho già mostrata prima, il cassetto, e quindi vado avanti. Allora, quinto cassetto l'abbiamo fatto vedere, sesto cassetto. Allora, mascara, ombretti, questi sono tutti low cost, sono tutti ombretti in duo con l'illuminante e il colore. Allora, poi ci sono i mascara, ci sono le matite per gli occhi che sono in coordinato, a parte il bianco, in coordinato con gli ombretti. E poi ci sono due matite marrone, marrone chiaro, marrone scuro, con due punte per appunto fare le sfumature di colore. Allora, io vi faccio vedere, questo qui c'è una matita qua che io non ricordo. Ah sì, ok, ho capito, sì, è un illuminante per gli occhi, questo qui è una matita doppia, questa va messa come primer e questo è l'illuminante, perché qui veramente c'è qualsiasi cosa e io no, non ricordo esattamente tutto. Poi ci sono tre tipi di mascara diversi, ci sono gli eyeliner marrone, blu e nero, matita c'è verde, grigia, blu, marrone, nera e bianca. E poi ci sono gli ombretti che sono 12. E sono tutti ombretti duo, appunto. Ogni scatolina ha due ombretti per fare appunto l'illuminante e per dare il colore principale al nostro trucco.
Allora, io per il trucco di oggi, appunto, ho usato quella palette che avete visto prima, della Deluxe, e poi ho usato questo qui, questo ombrettino qui, che si apre in questo modo, è piccolino, ha due colori, io ho usato il viola. Questo qua. Questo è l'illuminante, va benissimo, anche nei punti luce che io, uso abitualmente. È un rosa chiaro, però poi addosso diventa comunque sia perlato, quindi cangia e va bene lo stesso. Quindi diciamo con una palette così, una matita nera e un mascara siete a posto e questa veramente ha un prezzo irrisorio, non so, non arriva a 10 euro, una cosa veramente molto economica. Allora vi faccio vedere la scatola, il cassetto cioè, e poi vi mostro un mascara e vi faccio vedere appunto il pennellino, eccoli qua. Questi sono tutti gli ombretti, matite, perché poi non vedo nemmeno, eyeliner, mascara e queste due matite appunto di cui vi parlavo con l'illuminante, eccoli qua. Mascara, diciamo che sono. Ci sono i mascara colorati. Eccoli qua. Non ci facciamo mancare nulla. Lo scovolino è arcuato. Questo è un mascara color, diciamo, aviazione. Eccolo qua. Quindi questo è incurvante e colorato. Magari sotto un mascara nero, sulle punte, comunque dà un look molto affascinante, molto, molto glamour, comunque sia qualcosa di diverso. Questo è marrone, stessa cosa, uguale identica. E poi c'è questo colore qui, che è nero. Ecco, quindi questo è appunto un mascara che infoltisce, che curva e poi appunto sulle punte ci si può sbizzarrire con il colore. Questo invece è il mascara classico della linea economica. Eccolo qua. Perfetto. Ah, io volevo precisare una cosa. E questi prodotti non sono testati su animali, questo è importante. Lo stavo dimenticando, per fortuna mi è venuto in mente. E poi le matite, vabbè, le matite conosciamo, vi mostro quella nera per farvi vedere appunto come scrive. Questa è nuovissima perché io ho usato altre cose. Eccola qua. Quindi diciamo che non servono molte parole. Vi mostro la matita bianca. Anche questa io non l'ho usata praticamente mai. Cioè, hanno una scrivenza veramente fenomenale, veramente. E, ecco, io ho fatto dei make-up un po' particolari, avevo poco tempo, quindi non sono stata a fare cose molto penetranti nell'occhio, sono stata un pochettino più in superficie, ho fatto dei make-up un po' più estivi, un po' più portabili, anche per queste ragazze che comunque sia comprano questi prodotti e si devono poi arrangiare da sole. E quindi non sono stata tanto a fare cose elaborate perché poi uno a casa compra le cose e dice sì, ma io adesso che cosa faccio? Magari guardi i miei tutorial e impari. Allora, ci sono tre eyeliner, vi mostro, che ne so, quello blu che è più, diciamo, marino, eccoli qua. Pennellino rigido. Chiaramente sono i migliori. Scrivenza è questa qui. Eccola qua. Questo è opaco blu e scrive, che è la cosa che ci interessa di più. Senza glitter, senza trasparenze, scrive dall'inizio alla fine. E poi con il bifasico qui, così, un colpettino e si toglie. Io più di mostrarvi veramente le cose in azione, tra virgolette, veramente non potrei fare. Allora, questo cassetto appunto voi l'avete già visto, io lo ripongo qui e vi faccio vedere l'ultimo cassetto degli smalti. Allora, io non li uso, però so che ci sono gli appassionati di smalti e qui ce n'è veramente per tutti i gusti. C'è il fissatore, c'è lo smalto che poi diciamo dà il finish, c'è la crema per le mani, per le unghie e ci sono gli smalti che sono 8. 14, 15. Allora, ci sono anche oltretutto due prodotti per il French che si può fare da soli, che sono questi due qui, il rosa e il bianco per fare la lunetta, e questi sono tutti smalti. Quindi ci sono i colori chiari, poi ci sono anche questi qui fluo, i finish con i brillantini, per esempio questo qui è un finish, diciamo, è un argento con dei glitter. Io so che ci sono veramente gli appassionati di queste cose, io non lo sono, però mi rendo conto che comunque sia. Poi c'è, diciamo, sì,
il finish che è un lucido così trasparente lilla, e poi c'è anche questo per rimuovere le cuticole che mi piace molto. Questo qui serve a chiunque, non c'è bisogno di farsi dei manicure selvaggi per usarlo, perché comunque sia è utile, serve sia per le mani che per i piedi. Adesso si va avanti con l'estate, il pedicure è fondamentale, magari anche uno smaltino così semplice, chiaro, così, con un'unghia curata, senza pellicine, secondo me è il massimo. Quindi questa è la valigetta, appunto, per il French, questa è la parte del French, rosa e bianco, e questi sono gli smalti con i finish, la crema e le cuticole qui. L'anticuticole, eccolo qua. Allora, la presentazione della valigia LR è finita. Io la metterò online subito, poi andrà direttamente al sito, andrà direttamente agli interessati. Se voi avete qualsiasi cosa da chiedere, io ci sono. La mia email è duenote@email.it, oppure andate sul sito della LR, c'è l'email direttamente dell'azienda e lì avrete le risposte che vi interessano. Sono prodotti che potete comprare da catalogo, potete comprare dalle persone che fanno questa attività, potete voi stessi interessarvi per venderli, per fare questa attività. Io non sono portata, a me questa cosa non interessa, però vi assicuro che lavorare con questi prodotti, con queste persone, mi ha arricchita tantissimo. Io spero di riuscire comunque sia ad aiutarli come posso, insomma, per quando faranno queste dimostrazioni, per quando avranno bisogno di me, io ci sarò comunque. Prossimamente ci sono delle date, mi hanno contattata, io ho già degli appuntamenti e sono veramente onorata, perché sono prodotti di cui io sono entusiasta, mi fido, li ho provati, ve li ho mostrati come meglio ho potuto in questo video. So che mi sono dilungata, però purtroppo è una valigia impegnativa e merita del tempo. Quindi io vi consiglio comunque di guardarlo. Se avete domande, se avete bisogno di qualcosa, io ci sono, mi scrivete e vi risponderò più presto. Vi ringrazio tanto, ringrazio l'azienda LR per avermi dato questa possibilità, per avermi appunto dato questo valigione da mostrarvi, questo trolley. E niente, io rimango a vostra disposizione, vi saluto caramente, ci vediamo la prossima volta, grazie, ciao a tutti.